Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi, grazie a Konami, siamo qui con l'opening di un prodotto interessante, ovvero i deck drago leggendari. Prodottino che ovviamente non si trova più in circolazione, visto che era uscito il 5 ottobre 2017. Siamo nel 2024, sono passati un po' di anni. E quindi Konami decide di ristamparcelo. Detto questo, andiamoci ad aprire, visto che io non l'ho mai aperto, e andiamo a vedere cosa possiamo trovare. Apriamolo e torniamo indietro di un po' di anni, visto che... diciamo, è uscito quando ce n'avevo 20 e ce n'ho 27. E poi ragazzi, qua abbiamo il mago nero e qua ovviamente il cavaliere mago nero. Vabbè, sempre bello, sempre il suo. E adesso apriamolo. Allora, cosa possiamo trovare qua dentro ragazzi? Abbiamo tre mazzi, ovviamente di tipo drago, come c'era scritto sulla scatola. Partiamo dal primo, che credo sia dedicato al mago nero, eh. Mago nero o, vabbè, in questo caso la fusione, però il mago nero ci deve stare. Apriamolo e vediamo cosa c'è in questo. E vediamo poi anche le ristampe che possiamo trovare, perché ovviamente sì, il mazzo, ma ci potrebbero essere anche carte molto utili. Allora abbiamo il mago nero e il cavaliere del drago, maga illusione apprendista, circolo magico nero, vabbè. Ragazzi, mazzo dedicato palesemente al mago nero e ovviamente non ce ne priviamo, eh. Navigazione magica, molto carina, ultra, il mago nero, bellissimo. Ovviamente fa sempre il suo, non delude mai. Ragazza maga nera, beh, sempre lei, bellissima. Abbiamo la tunica del mago, un altro mago nero. Abbiamo il treper, ok. La tunica, la verga, ok. Abbiamo tutto, in più copie. L'abile mago nero, un altro abile. Il leggendario cavaliere Timaeus, ovviamente. Poi probabilmente avremo sia tutti e tre di loro, che ovviamente la zanna di Critias e Hermos e Timaeus. Probabilmente Hermos, va bene. Abbiamo Breaker, carina. Esemplare magico, grande scudo custode. Poi crociato assoluto, questo va bene. Poi abbiamo sipario magico nero, magia illusione, magia nera estesa, irida. Magia nera, guarda che carina, col mago e la maga. Vabbè, mille coltelli, attacco mago nero. Ragazzi, queste sono carte che io nel corso degli anni ho visto un milione di volte, ma ovviamente tipo giocando da tutta la vita. Prima o poi sul mazzo mago nero ci caschi, soprattutto se avete 27 anni. E vabbè, capita. Poi no, capita in maniera positiva, eh. Poi l'occhio di Timaeus, la zanna di Critias e l'artiglio di Hermos, come vi avevo detto. Ah, e poi la leggenda del cuore, che teoricamente dovrebbe evocare i cavalieri, se non ricordo male. Sì, i leggendari cavalieri che abbiamo visto prima. La spada rivelatrice, la dualità, ottima ristampa, buono. Beh, rinforzi, ok. Rinnovamento, virus di surgicarte, questa ci sta sempre. La forza riflessa, ok. Ala tirani, il paladino oscuro, che comunque piace sempre. Poi drago muleto, la prima fusione. La giovane maga nera, il cavaliere del drago, anche questo sempre. Drago virus del destino, anche questo con la zanna di Critias. Il tiranno esplosivo, sempre con la zanna di Critias. Quest'altro con la zanna di Critias. E poi questo con l'artiglio di Hermos, martello magico del tempo. Vabbè, anche razzo Hermos, arco della dea e spada nera del drago. Vabbè, c'è stato quello che mi aspettavo di base, eh. Tanto il mazzo era dedicato al mago nero e ovviamente alla fusione. Quindi diciamo che quello ci deve essere. Poi passiamo al secondo. Abbiamo... io andrei con quello pendolo, che secondo me può dare molte gioie, eh. Capiamo. Allora, già partiamo con il Drago Pendulum Arc Occhi Diversi. Poi abbiamo Drago Pendulum Occhi Diversi. Ok, Drago Fusione Veleno Affamato. Questo. Poi abbiamo Drago Sincrona alla Cristallo. Drago Xyz Ribellione Oscura. Drago Pendulum Occhi Diversi. Re Supremo. Ah, ok. Praticamente è tutto basato sul... cioè, è il mazzo Occhi Diversi. Vabbè, qua Drago Miraggio Occhi Diversi. Li abbiamo tutti. Un altro Miraggio. Gli Artista Minici. Carino. Unicorno. Molti di voi forse non lo sanno, ma il periodo in cui è uscito lui e tutti gli altri artisti amico hanno leggermente, ma dico leggermente, scosso il meta, eh. Forse quel periodo avevano un po' monopolizzato il meta, eh. Diciamo che è stato interessante. Poi abbiamo l'artista amico, un altro artista amico, un altro uguale, maga Nobile Drago, un'altra... oh, Drago Gravità, Occhi Diversi. Poi abbiamo Idea del Cielo, questa qui carina. Fusione Occhi Diversi, Avvento Occhi Diversi, Colpo Spirale in più copie, Alleanza dei Duellanti, che questa usciva Secret se non ricordo male. Pendulum Impenetrabile, Tempesta Pendulum, più copie, già la ricchezza, vabbè, questa ci sta. Vabbè, un Terraformare,
Comunque ristampa ci sta. 1 e 2. Oscillazione E, rinascita pendulum, rinascita, sostituzione, un'altra sostituzione, re supremo, veleno affamato, la fusione, drago vortice, occhi diversi, anche questa carina, artista amico, re supremo, drago alla chiara. Questo è buono, questo è veramente buono. Questa dei set vecchi era veramente difficile da recuperare, quindi ottimo, ci sta la ristampa. Poi re supremo, drago ribellione oscura e drago assoluto, occhi diversi. E adesso concludiamo con quello che sei per draghi, perché qua dentro ci potrebbero essere, no, ci potrebbero essere, molto probabilmente ci sono sia Nova che Infinity, che assolutamente non sono male. Ma andiamo a vedere. Allora, tiriamo fuori qua tutto e vediamo. Abbiamo il drago mega flotta, il cyber impianto di riparazione, cyber network, drago furia chimertech, drago infinito, sì. Lo sapevo, bene, bene questo. Vabbè, poi Cyber Drago molto carina, Zvei anche, poi abbiamo Drei, un altro Cyber Drago, un altro Zvei e un altro Drei. Vabbè, e un altro Cyber Drago, immaginavo un altro Zvei e Drei. Poi Cyber Drago Nucleo, ok, questo in più copie, che questo può essere considerato come Cyber Drago. Poi Proto Cyber Drago, Cyber Naga, anche questa molto utile anche per i formati Time Wizard. Poi Cyber Fenice, Cyber Dinosauro, Eltanin stessa cosa. Più copie, ok, onesta. Corazzato, Mac Fortezza. Ragazzi, io anni ho giocato con Mac Fortezza e i congegni, cioè proprio nel cuore. Poi abbiamo, pensavo ci fossero anche i congegni. Vabbè. Poi abbiamo 6 per impianto di riparazione, 6 per impianto di riparazione, supporto di fusione, esplosione in più copie, poi vincolo di potere in 1-2 copie, fusione sovraccarico, vabbè, tutte carte che servono per fare le fusioni, stessa cosa fusione futura, che può essere buona anche per i formati, rimozione di limite, mech unità corazzata, cyber network, cyber ombra, forza riflessa tempestosa, forza riflessa tempestosa, terremoto, annegante, ce l'abbiamo tutte. E per concludere passiamo all'extra, abbiamo drago cyber finale, il gemello, un altro gemello, il chimeratech questa molto buona per retro format, e poi abbiamo un altro chimeratech, il Nova come vi avevo detto, e poi come ultima è un altro Nova che comunque serve per tirare drago infinito e diciamo rimane molto comoda. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente se lo acquisterete o meno, né nel caso il perché. Detto questo, state amazing e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!